Ciao a tutti ed eccoci di nuovo pronti per una nuova missione. Andremo sempre in missioni, scuola di volo. Una volta selezionato il nostro aereo, andremo a vedere oggi l'atterraggio. Abbiamo sempre la descrizione, dei passaggi che dovremo compiere. Una volta letta, possiamo entrare. Bene, la missione questa volta comincia in aria e siamo già allineati con la pista per l'atterraggio. Andremo a vedere due tecniche. La prima prevede un approccio proprio diretto alla pista e invece la seconda un circuito che ci fa perdere velocità con più calma e ci permette di gestire meglio le varie fasi dell'atterraggio. Si possono utilizzare tutte e due a seconda della situazione. Per esempio, se è un aeroporto vicino al territorio nemico, conviene magari effettuare un atterraggio diretto per rimanere in aria lenti il meno possibile. Se invece c'è molto traffico ma l'aeroporto è lontano dalla zona calda, è possibile effettuare tutto il circuito. In questo modo si può controllare quelli che sono gli aerei in atterraggio o in decollo ed evitare eventuali collisioni. Come prima tecnica andiamo a vedere l'atterraggio diretto. Tolgo tutto il motore, abbasso il carrello immediatamente e inizio a dare flap, fino a un 33% di flap. Visto che siamo molto veloci, più del necessario, do timone tutto a destra senza inclinare lo stick, anzi tenendolo leggermente inclinato a sinistra. In questo modo sto eseguendo una scivolata d'ala, vado a perdere velocità senza cambiare la direzione, la rotta del mio aereo. Praticamente quello che abbiamo visto nella prima missione. In questo momento ho la pallina tutta spostata a sinistra, vuol dire che il mio aereo sta facendo tanto attrito e questo mi consente di perdere molta velocità. Eravamo sopra i 350 km/h, in questo momento siamo quasi a 200, che è la velocità che vogliamo ottenere noi appena sotto 180 più o meno, per fare in modo che l'aereo scenda dolcemente verso la pista. Benissimo, ridò un pochettino di motore e tengo sempre inquadrata la pista davanti a me. Nelle fasi di atterraggio l'aereo andrebbe gestito in maniera leggermente diversa da quella che è la normale fase di volo. Quindi, se ho troppa velocità, punterò il muso verso l'alto, mentre se sono troppo lento, punterò il muso verso il basso senza andare a toccare il motore. Se invece mi accorgo di essere corto, quindi che sto scendendo prima rispetto alla pista, andrò a dare un po' di motore. Se invece sono lungo e mi accorgo che arriverei a pista già iniziata, quindi poi non avrei abbastanza per fermarmi, vado a togliere motore. In questo caso tiro su un po' il muso per perdere velocità, tolgo un po' di motore per fare in modo che l'aereo scenda e vado a dare più flap. Punto il muso sull'inizio della pista, la velocità è buona. Una volta che sono sopra la pista, tolgo il motore e sono a terra. Applico un pochettino di freni senza mai insistere troppo, quindi è freno, lascio, potete vedere i pedali, freno, lascio. Se dovessi andare a effettuare una frenata molto decisa quando l'aereo è ancora abbastanza veloce, andrei a far capottare praticamente l'aereo, quindi il muso si pianterebbe e la coda gli passerebbe sopra. Come avete visto, non è stato un atterraggio perfetto, sono arrivato un po' corto, un pochettino troppo veloce. Andiamo a riprovare adesso invece utilizzando la tecnica del circuito. Bene, in questo caso mi sposto un pochettino a destra per avere la pista alla mia sinistra. Tolgo motore, inizio a perdere quota. Punto ad arrivare all'inizio della pista sui 300-350 km/h a un'altezza di circa 500 metri. Quindi posso togliere tutto il motore, in questo modo
Il Meiro perde un pochettino di velocità, scendo appena appena verso il basso. Se dovesse essere troppo veloce o troppo alto, posso sempre usare la tecnica di prima di dare tutto timone da una parte per fare in modo che aumenti l'attrito dell'aereo e perdere velocità o quota. Ridò un pochettino di motore per tenere questa velocità, che è perfetta per il nostro circuito. Benissimo. Abbasso il carrello. Abbassando il carrello aumenterà l'attrito del nostro aereo, quindi andremo a perdere ulteriormente velocità. Andiamo poi ad abbassare i flap, sempre le due lineette nere sul nostro flap di sinistra visibili. Sul flap di destra non sono presenti, per questo si tiene la pista a sinistra, primo perché l'aereo vira meglio in quella direzione e secondo ci permette anche di vedere l'inclinazione dei nostri flap. Una volta superata la pista, vado a dirigere il muso in quella direzione. Sono molto basso adesso, darò un po' di più di motore al mio aereo in modo da diminuire il rateo di discesa. Finisco per andare ad allinearmi. Sono un po' veloce, quindi sollevo il muso dell'aereo. Posso togliere un po' di motore, aumentare i flap. Ridò un po' di motore prima di toccare terra per fare in modo di diminuire la velocità di discesa. Estendo completamente il flap. Tolgo motore. E sono a terra. Sempre un pochettino di freni. Se esagero, rischio sempre di capottare l'aereo. E mi sono fermato. Questa seconda tecnica è un pochettino più lunga, richiede un pochettino più tempo per portare l'aereo a terra, ma proprio per questo ci dà più tempo di controllare velocità, altitudine e rateo di discesa del nostro aereo e quindi gestire in maniera un filino più semplice la fase dell'atterraggio, che rimane comunque una delle fasi più difficili del volo, per cui se le prime volte fate molta fatica, non vi scoraggiate perché è assolutamente normale.